Ciao a tutti ragazzi, bentornati su Di Nuovo. Abbiamo qui a giocare con Alessio a Factorio. Abbiamo appena finito la ricerca per i moduli velocità livello 2 che ci porteranno verso il silos spaziale. Io faccio pure i moduli velocità, cioè i moduli produttività livello 2. Come vedete un po' in saccoccia sto facendo un po' de cosi rossi, dei percorsi rossi, perché vorrei fare che dal treno a qui è tutto rosso, ok? Con questa cosa posso fare che questo qui torna indietro e va all'acciaio. Almeno scarico 30, ragazzi, capito? Che 30 è la parte importante de ferro che mi serve. Con 15 non basta più la situazione, come vedi. Quindi facciamo un paio de rulli così. Quest'altro così. Allora, nella puntata precedente abbiamo automatizzato la scienza viola, che va iper lenta. Hanno finito l'acciaio, hanno finito i circuiti rossi, hanno finito tutto, carco. Hanno finito tutto, per qua la base non regge mai. Però insomma a noi ci serve soltanto che vada avanti per lo stretto indispensabile pace vince. Quindi andiamo qua, anzi sfruttiamo al massimo la lunghezza dei rulli rossi, che sono leggermente più lunghi di quelli gialli, almeno risparmio percorsi rossi. Ok, niente, non sono bastati, ne facciamo altri. Qua ne serviamo veramente altro assai, altro centone. Con questa cosa io già potrei cominciarla a fare, visto che l'acciaio non basta mai, potrei fare questa cosa qui. Sì, ok. E qua invece posso usare quello giallo, ok. Questo invece torna indietro. Da che invece il ferro veniva da qua, ora ci torna indietro. Ok, tiè. Ovviamente l'ingresso lo facciamo sempre priorità da là. Non credo che sto blocchetto d'acciaio mi consumi tutto il ferro che gli ho mannato. Però per vari eventuali ci metto ugualmente la priorità, che magari si accumula tutto quanto. Insomma, e poi il ferro che porto con questi rulli rossi mi ritorna nella base seria. I mattoni hanno retto botta, la roccia ha retto botta. Insomma, vabbè dai, il resto non mi sembra particolarmente impicciato. Quindi torniamo qui. Qui ne serve veramente una cifra di roba. Quello che dovrò fare giallo è anche questa parte qui. Questo pezzo rosso devo fare per forza. Cioè questo qua rosso lo devo fare per forza. Quindi mi serve pure uno splitterone. Senza splitteroni però macello. Quindi facciamo uno splitterone. Ecco, i rulli li prendiamo da qui. Tiè, vedi? Purtroppo abbiamo veramente poche risorse, ragazzi. Poche risorse, non di produttività, perché in realtà fanno bene adesso con la produttività che abbiamo costruito. Cioè tutte le fabbriche che abbiamo fatto adesso reggono botta. Però siamo messi in merda a livello logistico, perché cioè per portarle nella base tutte queste risorse e cose rosse non le abbiamo mai fatte. Adesso possiamo fare anche il combustibile per razzi, che se fa in realtà roba tranquilla, cioè i liquidi. Combustibile solido, ricordiamoci che se fa sempre con i liquidi. Quindi GPL, sta roba qua. In realtà l'abbiamo pure fatto da qualche parte al combustibile solido, me lo ricordo. Però non l'abbiamo mai messo sul bus, però insomma ci serviva per un'altra cosa. Ci serviva per la macchina, credo, quindi insomma, e per i treni. Poi il problema della benzina non l'avevamo mai risolto, eh? Problema della benzina non l'avevamo mai risolto. 26 benzina. No, quello non l'avevamo proprio mai risolto. Dove fa una seconda stazione a fianco a questa e dove posso scaricare? Vabbè, in realtà se faccio una seconda stazione non è che sia proprio una tragedia la soluzione di questo problema. Quindi se io faccio così... qua sotto mi stanno per sfasciare qualche torretta. Allora, guarda, ma quanti binari c'ho? C'ho un cazzo di binari. Però fortunatamente mo li ho cominciati a produrre. I fermate del treno non ce l'ho, non c'è una sega, ecco, non c'è una sega. Quindi sta puntata, mentre facciamo le ricerche che ci porteranno al missile finale, ragazzi, muoviamoci anche per risolvere il problema del carburante. Quindi a me mi serve per roccia, no vabbè la roccia arriva qui, quindi qui il problema non ce l'ho. Carbone, no il carbone torna qui, quindi pure qui il problema non ce l'ho. Mi serve solo per rame fornitura e ferro fornitura. Sì, sono solo due fermate problematiche. Quindi andiamo a prendere la macchina.
visto che ci avete chiesto, diciamo, qualche circuito base, mo mi sa che è arrivato il momento di fare qualche circuito base. Quindi prendiamo un po' dei pezzi del circuito. Dove sta rame? Cinque dieci, così ne abbiamo quanti ce ne pare. Facciamo pure un po' di questi qua, 5-10. I cavi ce l'ho? Sì, ce l'ho. Quindi stiamo così, perfetto. A macchina, l'ho vista là sopra, andiamo a prendere la macchina. Che è rotta, giustamente. Ok, perfetto. Visto che ci siamo, prendiamo anche le munizioni, sì. Se dobbiamo fare un viaggio a sto punto, famolo bene. Quindi, altri 600 munizioni le abbiamo prese volentieri. Intanto le ricerche vanno avanti, sì, quindi adesso abbiamo proprio avviato tutti i macchinari, chi se ne frega di quello che succede. Diciamo, dobbiamo semplicemente aspettare e resistere adesso. Soprattutto per quando dovremo fare mille scienze ad ogni tipo per farsi l'osso per razzi, sì, quindi là proprio sarà complicato, dobbiamo proprio aspettare un bel po'. Quindi andiamo a caricare prima le munizioni qua. Vai, perfetto. Un palo tattico che collegava tutta la corrente del blocco minerario del carbone. Giustamente, che fai? Muovi in pieno. Ok. Mamma mia. Ok. Tiè. Gente che si pista. Dov'è che si sta una pista? Ah, mo pure di qua. Ma là c'è sta base logistica. Quindi, insomma, posto. Ok, mo posso andare là sotto. E devo pure cominciare a costruire. Non ho preso i binari, quindi torno un attimo alla base. Oh, allora, una quantità interessante dei binari l'ho presi. I braccetti me ne servono veramente pochi. Ma andiamo a fare qualcosina per risolvere sto problema del carburante dei treni. Ok? Non lo facciamo col combustibile solido perché mi sembra un po' esagerato. Lo possiamo fare col carbone, che è il combustibile universale per i treni, diciamo, facile da utilizzare. E lo facciamo a dove sta la miniera, ok? Quindi, andiamo qua. Perché l'unico treno, diciamo, traditore senza carburante è quello che sta qua. Quindi, io prendo. Fate con shift, altrimenti te prende un'altra stazione. Cioè, devi prendere il nome della stazione che hai copiato. Vediamo se la dimensione qui basta. Allora, ricordiamoci che qui dobbiamo fare che un braccetto ci scarica il carbone dentro una scatola, magari. Anche qui sopra lo possiamo fare, in realtà. Ok, in realtà quindi lo faremo di qua per mantenere un pochetto l'estetica. Quindi facciamo così, ok. Quindi qualche braccetto in più mi servirà, mi sa. Mo vi faccio capire quello che voglio fare. Il carbone arriva qui e ricarichiamo qua. Facile. Più facile di così non si può, ragazzi. Quindi in realtà tutti questi cosi che abbiamo messo li dobbiamo mettere in un altro modo, sti pali dalla luce. Ok, che ovviamente non va bene lo stesso. Oppure semplicemente rimettiamolo come stava, perché in realtà mi piace là. E questo lo mettiamo qui giù. Troppo giù. Perfetto, che. Allora, l'obiettivo qual è? Qui facciamo una stazione che si chiamerà richiesta carbone. Sto treno però non potrà essere che si ferma qua a scaricare tutto il carico del carbone, ok? Perché voglio che ci sia semplicemente una scatolina, insomma, una roba tranquilla. Quindi adesso voglio creare un circuito, è per quello che dicevo che sarebbe arrivato il momento in cui vi spiego qualche circuito, per, diciamo, chiudere la stazione se il carico è sufficiente, ok? Intanto io faccio anche questo, così si unisce il binario, metto i cosi, i segnali qui, così poi quello riparte. Non creo il collegamento qui perché sennò il treno già potrebbe venire e mi fa un bordello. Piazziamo il resto della roba che ci serve. Ok, ma ce l'ho 1, 2, 3 per la prossima. Tanto mi devo fare solo così, calcola. Perfetto, ora mo vogliamo fare un circuito.
Allora, Ideona, vogliamo dire che sta stazione adesso è accesa, vedi? Accesa perché c'è la scritta bianca. Sta stazione deve essere chiusa quando qua dentro c'è un po' di carbone, ok? Vi piace come idea? Se la stazione è chiusa, il treno in automatico non ci riesce a andare. Giustamente, è chiusa. Quindi, facciamo così. Quando tu colleghi il cavo a una scatola, leggi quello che sta nella scatola. Quindi io qua leggo quanto carbone c'è sta dentro a sto palo della luce. In realtà leggi qualunque cosa, però se ci metto il carbone, vedi? Adesso sto leggendo quanto carbone c'è dentro. Il colore del cavo ti legge il segnale carbone sul cavo verde. Se avessi collegato il cavo rosso, che adesso non c'ho, ci sarebbe stata l'icona del carbone, l'ho scritto 16, che vedete a destra, in rosso. Te può servire per fare dei circuiti extra, però insomma, sinceramente a me quasi mai è servito dove fa due canali diversi, cioè il canale rosso e il canale verde. Boh, non lo so che in che situazioni complesse te può servire, devi fare proprio roba strana. Quindi io adesso so che qua dentro c'è sta 16 di carbone. Ok, io voglio dire che combinatore decisionale, quello col maggiore, il simbolo del maggiore, ti permette di fare una decisione, ok? Diciamo che se avete fatto mai programmazione è come se state a fare if qualcosa, ok? If, ad esempio, carbone è maggiore o uguale di 200, ok? Anzi, se minore di 200, scusate, facciamo che L è 1. Qua che ho fatto? Io sto leggendo il carbone dentro a sto palo. Mandiamogli il segnale del palo al combinatore decisionale. Adesso sto ragazzo legge che dentro a qualunque cosa gli arriva dal cavo verde, vedi segnale d'ingresso 16, c'è 16 di carbone. Io ho chiesto se il carbone è minore di 200, fai uscire una cosa che si chiama L, può pure chiama Pippo, Pluto, oppure uno di questi simboli che ti pare a te, un'altra cosa, oppure chiama Belt, o come ti pare, qualunque. Questa è semplicemente un'etichetta adesso. Fa uscire un'etichetta che vale 1, è chiamata L. Ok? E che ci famo con questa cosa? Guarda qua, collego l'uscita, vedi, l'ingresso è dove c'è il culo del combinatore decisionale, che c'ha la freccia che entra combinatore decisionale, mentre la freccia dall'altra parte esce, quindi qua c'è il segnale d'uscita. Adesso qua entra il carbone, esce L, io vado qui e gli dico imposta limite del treno uguale a 1. Imposta limite del treno L. Adesso L è 1, quindi io qui non posso più cliccare quanti treni al massimo possono venire qua dentro, perché è deciso da L. Ok? Quindi adesso cosa succede? Arriva il treno, questo braccetto si scarica. Ma ce l'ho un braccetto verde, così è un po' più figa la situazione. Non ce l'ho, vabbè sti cazzi. Si scarica un po' di carbone qua dentro. Quando supera 200 L non c'è più, perché quando L è maggiore o uguale a 200 L vale 0. Quindi si chiude questa stazione. Quando una stazione è chiusa, la vediamo così. Ok, vedi la scritta blu. Qui il treno non ci può andare. Se il treno non ci può andare, quella stazione, diciamo, verrà ignorata nella schedulazione del treno. Ok? Allora, attenzione. Abbiamo già fatto un circuito interessante. Questo è proprio il più banale che può fare per gestirti il treno, ok? Cioè, perché semplicemente gli hai detto se c'è abbastanza risorsa chiudi la stazione. Quindi io qui faccio così e facciamo che questo segnale qua lo mettiamo anche qui per separare bene, insomma, questi due binari. Perfetto, la stessa identica struttura la devo fare all'altro coso, ok? Quindi copio tutto, solo la parte che sta ovviamente qui a sinistra, senza prendere quella. Eccolo, che. Ah no, no, non è vero, come è lui. Togli questo, ok, perfetto, mi tengo sto progetto. Perché ragazzi, se io non facessi questa cosa, questi qua un giorno finirebbero la benzina, ok? E io non me lo vado a annacciare a mano ogni volta, che sei matto. Ok, qui invece è un casino, perché in realtà devo far verso l'interno. Però non cambia niente. Il giochetto è uguale, è giusto un po' più zozzo. Quindi,
qui viene tutto uguale. Qui c'è giusto sta zozzeria che sto a fare mo', de diverso. Ok, tiè. Perfetto. No! Ok, aspetta. Questa è un po' una zozzeria, quella che sto a fare veramente zozza sta cosa. Perfetto. Quindi mo' fa un po' de capitomboli, insomma, un po' de capriole sto oggetto. Ok, tiè. Mettiamo tutte le cose che ci vanno. C'ho 20 binari, credo che non bastino per finire tutto quanto. Però insomma, con la magia del video editing, voi mi vedrete tornare con abbastanza materiali per finire sta cosa. Quindi voi siete fortunati, so io che devo tornare in app se mi prende 5 binari o qualche cazzata del genere. Ecco, infatti. Allora, andiamoli a pià. E rieccomi qua, con la magia del video editing, voi non avete dovuto fare tutto il viaggio all'indietro. Eccoci qui, quindi ricollego questo. Ma ci ho messo qui il pioletto, sì, ce lo mettiamo anche qui, quindi, tiè, ecco qui, il semaforo Katen, così, se questi si regolano. Quindi, sì, in realtà, qui mi ha copiato la stessa cosa, quindi andiamo qui, mettiamo qui, ok, questo qui, abita limite di treni 0, perché? Perché non si è messo questo oggetto, ok. Bene, sì, abbiamo costruito tutto tranne questo palo della luce, che in realtà non è necessario. Se volessi risparmiare materiali non lo metterei, ma vabbè, uguale. Tanto vediamo se funziona il tutto. Vedi? 44 segnale, lo leggo, fa tutto sto giro e si mette pronto qui, ok? Si mette pronto qui a scaricare l'eventuale carbone nella locomotiva che si mette qua. Però qua c'è un problema, sì, c'è un problema. Ve ne siete accorti che il treno del carbone sta fermo qua senza fa niente? Il treno del carbone sta fermo qua senza fa niente perché noi abbiamo fatto una schedulazione molto semplice. Abbiamo fatto che vai alla fornitura e ti carichi, poi vai alla richiesta e ti scarichi. In realtà è molto tranquilla come cosa. Se vuoi puoi aggiungere un'altra condizione. Tempo passato è un'ottima condizione. Ci mettiamo 60 secondi. Ok. Quindi mo lui che fa? Lui adesso ogni minuto va alla stazione, si ferma un minuto e poi riparte. L'unica cosa però ancora non funziona. C'è ancora un'altra cosa, sì. Ancora non funziona, te lo dico io. Perché cosa che fa mo? In base a quanto è lontana la stazione qua sotto, credo che risulta per lui più lontana. Mo lui che fa? Questa più vicina, va qua, aspetta un minuto scaricando una risorsa o due perché le casse sono quasi piene. Ritorna qua, si ricarica, ritorna qua, aspetta un minuto, scarica due stronzate e ritorna indietro. Così, all'infinito, senza senso. Alle altre due stazioni ci andrà mai. E come risolviamo sta cosa? Beh, in realtà l'abbiamo già fatto. Eccolo, vedi? Sta ritorna qua, quello che vi ho detto. Mo questo si fa sto circuito qui intorno. In realtà bisogna chiudere anche questa, ok? Bisogna chiudere anche questa quando, ad esempio, c'è una quantità di risorse un po' più interessante di quella che abbiamo scritto dall'altra parte. Quindi facciamo un altro circuito. Colleghiamo tutte le casse. Come vediamo, noi siamo fortunati, queste casse sono tutte piene, c'è 9600 carbone, ok? Quindi sappiamo che dentro 4 casse d'acciaio da 48 slot sono 9600 di carbone. In realtà tu fai 50 per 48 per il numero di casse d'acciaio e sai quanto roba puoi mantenere al massimo. Perfetto? Allora adesso facciamo un po' di roba. Sto circuito è un po' più complesso. Un treno quanto porta? Un treno porta... Non c'ho il mod da calcolatrice, ragazzi, anche se sono laureato in matematica non me vado a fare moltiplicazioni perché io sono laureato in geometria, quindi in realtà io le proiezioni non le faccio da 10 anni. Allora, fa 2000, quindi un treno porta 2000. Ok? Quindi facciamo che il carico del treno, io lo metto qua se mettiamo caso vogliamo estendere il circuito, il carico del treno è 2000. Ok? Quindi il vagone merci do valore 2000. Questo non vuol dire niente per adesso. Lo voglio utilizzare con questo significato. Io so che un treno porta al massimo 2000. Ok? Io so che qua c'entrano 9008 e lo leggo dentro al segnale verde. Ok?
C'è un altro oggetto, si chiama combinatore aritmetico. Mentre quello decisionale ci prende una decisione, quello aritmetico ci fa in operazione, guarda un po'. Quindi io ci faccio che nell'ingresso ci metto sia questo che questo qua, ok? Io faccio che carbone meno vagone. Dove sta? Lo troviamo? Fa risultato. Che vuol dirsi? No, in realtà ho sbagliato. In realtà non devo fare questo. Devo fare che in totale qui ci stanno 9600. Leggo quello che sta qua. Se fa almeno quanto potrebbe portare un treno, chiamo il treno. Non so se mi avete seguito. Ok? Allora, in totale nel magazzino, quindi ci mettiamo cassa, fa 9600. Facciamo così, tiè. Facciamo cassa meno carbone. Cassa meno carbone quanto fa? La cassa è lo spazio completo, quindi io potrei prendere 9600 carbone. Ma nelle scatole ci stanno 9500 carbone, ok? Adesso, se questo risultato facesse più di treno, quindi io faccio così, facciamo verde, anzi più di vagone merci, facciamo se il risultato dell'operazione è maggiore o uguale in realtà, maggiore o uguale di vagone merci, io metto che può arrivare un treno. Ok? E adesso posso collegare l'uscita di questo alla stazione. Abita al limite del treno, vedi, fa zero. Allora, ripercorriamo cosa abbiamo fatto. Sappiamo che in tutto abbiamo 9600 di spazio e che un treno porta 2000. E lo fai con la calcolatrice. Sappiamo che dentro queste scatole adesso ci stanno... Dice 9600, ma magari è 9590, ok? Nella prima cosa che abbiamo fatto nel combinatore aritmetico abbiamo fatto cassa, che è lo spazio completo, meno carbone, e ci dà un risultato. Magari fa 3, 4, 5, quanto fa? 10, 1000? A un certo punto noi controlliamo se il risultato è maggiore o uguale di quanto potrebbe portare un treno, cioè 2000, mi fa uscire L uguale a 1. Con L uguale a 1 vuol dire che la stazione del treno si apre e accetta un treno. Adesso sto ragazzo non può più venire qui. Sto ragazzo ritorna a casa sua, si carica, lo seguiamo. Adesso lui non può andare lì, perché è chiusa la stazione. Può andare solo quando c'è sta l'altro circuito che abbiamo fatto poco fa. Intanto ho finito il combustibile dei razzi, scusate. Quindi andiamo a fare l'unità di controllo del razzo. Adesso questo ragazzo cosa fa? Viene qui, aspetta un minuto, perché la stazione, questo qui, o quando finisce il carico o quando passa un minuto se ne va. Mo questo carica tutto. Carica, 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 carica. Ok, pure se ci vuole più di un minuto, questo al limite ci ritorna. Quindi sti cazzi. Appena qua ci trovo più di 200 di carbone, sta stazione si chiude. Quindi troveremo che sta stazione è chiusa, sta stazione è chiusa e poi andrà solo qua giù. Inoltre adesso sta stazione è chiusa perché c'è pure un limite del treno uguale a 1. Ok, quello là, L, ti dice 1. Se avessimo due treni di carbone, siccome L è 1 al massimo, può venire solo un treno di carbone qua. Se volete fare cose con più treni che portano la stessa risorsa, dovete stare un po' più attenti. Comunque questo qua, come vedete, il minuto è quasi passato, credo. Ha scaricato almeno 200. Mo, vediamo quando se ne va il treno cosa succede. Intanto questo scarica, sto braccetto non c'ha nessuna condizione, fa come gli pare. Diciamo che i braccetti che ho messo sono stupidi, ma se poi puoi mettere pure i circuiti sui braccetti. Ok, vedi? Adesso non c'è nessun treno, eppure L fa 0. Perché? Perché L è maggiore, cioè perché carbone qua dentro è maggiore di 200. Questo qui legge, carbone è maggiore di 200, è minore o uguale a 200? No. Quindi L è 0. Sta stazione è chiusa. Mostro ragazzo che fa, si carica di carbone e adesso guarda un po' dove stanno là sotto.
Adesso tutti i nostri treni delle risorse basic hanno il carbone in questo modo barbone. Ok, quindi non si scaricheranno mai le locomotive. Anzi, vedi che questa qua, qua del ramo, in realtà già si era caricata con quello che avevo messo io manualmente. C'ha 50 di carbone e 24 di combustibile solido. Non cambia niente quale c'ha, eh. Cioè, in realtà mi pare che più è meglio il combustibile, più c'è accelerazione, ma mi pare che il treno mi pare non può prendere bonus di velocità, ma solo di accelerazione, quindi non cambia niente. Quelli che c'hanno a carbone sono questi, sì. Questi sono destinati a fermarsi. Ma guardate che avevamo fatto qualche puntata fa. Il carbone viene qui e torna giù e si carica dentro le locomotive. È già preimpostato per quando anche farò l'altro coso di mattoni. Quindi ho risolto il problema del ricarico delle risorse dei treni, ok? Vi piace questa soluzione? Fatemelo sapere nei commenti se vi interessa questa roba. Io vi ho fatto dei circuiti banali, ragazzi. Dei circuiti banali, non che sono stupidi, perché in realtà fanno roba intelligente, ragazzi. Però sono facili, ok? Sono facili, con questo non voglio dire che io faccio dei circuiti mostruosi, ma... Insomma, se uno ne deve fare uno un po' più particolare, ci devi tribolare certo più di quanto ci ho tribolato io in questa puntata o nella precedente, cioè insomma, nelle precedenti puntate in cui ho fatto qualche altro circuitino, tipo quello del petrolio. Qui dal petrolio ho fatto un mini circuitino per attivare le pompe, per fare la scissione del petrolio leggero e del petrolio pesante solo quando ho abbastanza risorse liquidi che dico io, ok? Quindi anche là, insomma, devi tribolare un pochetto per imparare a fare i circuiti che... Ma una volta che te impari a fare i circuiti, ragazzi, puoi fare veramente roba interessante su sto gioco, eh? Io vi porterò un video a parte su un fattorio moddatissimo, insomma, ve l'ho già detto, Space Exploration, che c'è già nel privato, in cui c'è anche Crastorio. Ci ho messo niente oltre a Crastorio anche in altra espansione. Beh, finirò anche Crastorio, ragazzi. Però Space Exploration, ragazzi, è praticamente infinito, quindi non ve lo posso portare sul canale, cioè proprio me lo direste. Quindi insomma, quello non lo vediamo sul canale, ma vi faccio vedere insomma qualche puntata di prova, tanto per vedere cosa si può fare, per darvi un consiglio magari per i mod. Quindi ripercorriamo un attimo quello che dobbiamo fare. Io spero che intanto la scienza viola un pochetto si sia accumulata. Oddio. Vabbè, dai, arrivo fino a qua. Però, mamma mia, sto impicciato con la scienza. Ma com'è? Ah, perché questo impianto dell'acciaio fa veramente schifo. Ah, ma famo che allarghiamo pure l'impianto dell'acciaio. Famo che lo allarghiamo, sì. Sì, lo allarghiamo. Tanto mi metto un po' di questi. Allora, mi pare che qualche altra... Ce l'ho qualche altra cosa? Qualche altra fornace d'acciaio? Ovviamente no, carqua. Ovviamente no. Dai, facciamo qualcuno al volo, così allargo un pochetto l'impianto dell'acciaio. Sì. Dammi un po' d'acciaio, tiè. Capirai, io lo frego pure, così a base proprio a cannone. 4. Tiè, 4. Basta che allunghiamo questo qui. Che fortunatamente mi ero tenuto un po' di spazio. Fortunatamente mi ero tenuto lo spazio e questo ci facilita le cose, ovviamente. Facciamoli dopo sti percorsi, così allungo un attimo il coso dell'acciaio. Tiè. Qua aumento del 50% la produzione d'acciaio per entro 3-4 fornaggi. Vabbè, ma mi sa che mi conviene portarla fino a fondo, eh. Sì, ma è liscio. Ok, tiè. Perfetto. Allora, ragazzi, spero questa puntata vi sia piaciuta. Vi ho spiegato un minimo dei circuiti che possiamo fare. Però, insomma, vi porto una puntata dedicata per farne qualcuno un po' più complicato. E intanto andiamo avanti con le ricerche. Stiamo andando sempre meglio. Io continuo a fare percorsi qua rossi per cercare di portare molto più ferro dell'attuale nella nostra base. Che insomma sarebbe meglio, perché se no qua comincia pure a mancare ferro e poi diciamo diventa un casino. Andiamo a prendere pure un po' di questo qua. Perfetto. Yeah. E quindi, ragazzi, ci vediamo nella prossima puntata in cui andiamo avanti con le ricerche. Andiamo pure a riparare queste torrette qua sotto. E alla prossima!